Avete davanti l'esempio vivente di qualcuno che sta perdendo la chance meravigliosa di vedere per la sua prima volta a Bahia, Salvador, Bahia, Todos Santos. Purtroppo anche questa volta mi è impossibile accettare l'invito, sempre molto molto affettuoso, di Walter Lima per il seminario di Bahia. Mi è impossibile perché sto preparando un nuovo film, un nuovo progetto. Questo è per me, dopo tanti anni di, diciamo, silenzio, se non semi-immobilità, per me è un momento molto importante. Sto proprio ripercorrendo, come si fa ogni volta, l'avventura di fare il primo film. Quindi così sono molto dispiaciuto di non essere insieme a voi, anche perché mi pare di aver capito che ci sia una rassegna molto interessante di video, di cose giovani, oltre ai miei film che passeranno e che vedrete sugli schermi di Bahia. Certo, la parola Bahia in questi giorni mi crea anche un po' di tristezza, perché proprio da pochissimo se n'è andato un grande amico, Gustavo Dalla, e se n'è andato proprio a Bahia. Gustavo Dalla, ecco, io non posso dimenticare una certa espressione di Gustavo Dalla. Adesso vi racconto cosa. Molti anni fa, il giorno prima di iniziare a girare il mio primo film, La Comare Secca, mi trovavo in casa di un amico, Sandro Franchina. Anche lui, come tutti noi, adorava il cinema. C'erano i due primi brasiliani della mia vita, Paolo Cesare Saraceni e Gustavo Dalla. Ecco, io gli raccontavo che il giorno dopo avrei girato il mio primo film. Loro, studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia, mi guardavano, ma non ci credevano. Non ci credevano, e ci credevano in pochi di tutti quelli quella domenica pomeriggio. Bene, il giorno dopo ero già io in sogno, perché quel mio primo film l'ho fatto praticamente in sogno, in stato di estasi. Avevo 21 anni e mi sembrava incredibile di essere stato capace di mettere su un film. Bene, mi ero dimenticato di loro. Ecco che compaiono Paolo Cesare Saraceni e Gustavo Dalla. Erano venuti a vedere se veramente io stavo girando il mio primo film. Volevano vederlo con i loro occhi. Avevano la stessa età più o meno che avevo io. E ho visto, ecco, e questa è l'espressione che non ho mai più dimenticato, il viso di Gustavo passare prima dal sospetto, poi dallo sconcerto, poi dalla gioia e la complicità totale con me. Ecco, questa complicità è andata avanti per tutto questo tempo, che è passato molto rapidamente, forse troppo rapidamente. Dicevo, erano i primi brasiliani della mia vita, ma contemporaneamente nella mia vita, in quegli anni, c'era qualcun altro che, come Gustavo, eccetera, adorava il cinema e adorava il Brasile, Gianni Amico. Ecco, Gianni Amico è stata la mia introduzione al Brasile, dopo quel famoso giorno con i due giovani del Centro Sperimentale, come sentinelle venuti a verificare che stavo veramente girando un film. Però il mio rapporto con il Brasile, che era cominciato allora, si è molto intensificato con l'arrivo in Europa di Glauber Rocha, che era qui, era a Roma, era a Parigi, si muoveva molto. Si muoveva molto fisicamente, si muoveva molto nella testa, il suo cinema si muoveva molto.
Sono anni indimenticabili, so che non è di moda essere nostalgici, non è vero, non è proprio che sia nostalgico, però devo dire che dopo quegli anni 60 il momento capace di battere quell'emozione di quel momento ancora non è venuto. Il primo film brasiliano che ricordo di aver visto è Baravento, credo a Sestri Levante, nel 62, 3, chi lo sa. Mi aveva veramente travolto Glauber con quel film. Poi dopo sono venuti Verso Diabolo, Terra in Trance, eccetera, eccetera. Il mio rapporto veramente intenso è stato quindi in quegli anni, in cui si parlava moltissimo di cinema, si andava a letto pensando che il giorno dopo non sarebbe l'indomani, ma qualcosa che si chiamava il futuro. Avevamo tutti grandi ambizioni, volevamo cambiare il mondo, cambiare il cinema, cambiare il mondo cambiando il cinema, cambiare il cinema cambiando il mondo era. Poi dopo, insomma, sono venuti gli anni in cui la gente è cominciata ad andare a vedere i nostri film. Durante gli anni 60 con Glauber Rocha chiamavamo i nostri film Miura. Miura sono i tori, i più difficili, i più aggressivi, i più blindati della corrida. Sono quei tori in cui diceva Glauber neanche una zanzara poteva entrargli nel sedere, talmente erano chiusi. Ecco, i nostri film erano dei Miura, erano chiusissimi, nessuno spettatore entrava a vederli. Con Glauber diceva: ah, ho fatto un altro Miura, sì, anch'io ho appena finito uno. E poi è venuto appunto, sono venuti gli anni nel mio cinema con Conformista, Ultimo Tango a Parigi, poi Novecento, di un rapporto con il pubblico come non l'avevo mai avuto durante gli anni 60. Era come passare da un cinema che era un cinema di come espressione, di ricerca, di espressività, a un cinema anche di comunicazione, quindi dialogare. Il pubblico riceve qualcosa da un film, ma anche il film può ricevere molto dal pubblico. E così siamo andati avanti fino ad avere un malloppo di film che sono il corpo del mio lavoro e che vorrei stasera dedicare a Gustavo Dalla. Vorrei che questo omaggio, questa retrospettiva fosse dedicata anche al mio amico Gustavo. Buona visione.